Well done. Thank you for letting me help her. It's not how a person would do it. No, direi. But it helped. That's what matters. Ma ti posso ritrovare? Questo ogni volta sparisce. Non c'è se posso parlare normalmente. Vabbè. Direi che è arrivato il momento di andare al consiglio di guerra. Sapete, il 19 lunedì scorso c'è stata una patch e oltre ad aver risolto i bug, come potete vedere, adesso il nostro personaggio può camminare. Mistico, eh? Premo un tasto e torno a correre. Ma se vogliamo farlo, no? Andare con un passo un po' più dignitoso. Eccolo là! Ora ci è possibile. Mi sembrava un aggiornamento da fare. Comunque sia. Missioni, ho detto il tavolo di guerra, ma mi sono reso conto che entourage ristretto, se ci preme, Cassandra è convinta che ci sia Corypheus dietro alla sparizione dei cercatori della verità, ma ha bisogno di aiuto per dimostrarlo. Chiedi a Cullen, Leliana o Josephine di indagare sulla sparizione dei cercatori. E questo, volevo capire se fosse una cosa dedicata al tavolo di guerra o no. Nel caso non lo sia, intanto andrei a parlare con Leliana, che sarebbe quella... Bah, non lo so, mi sentirei più tranquillo a chiederlo a lei. Evidentemente, no, era al tavolo di guerra. Vabbè ragazzi, ci ho provato. E viaggia, sì. No, tentar non nuoce, si dice, a parte che fa perdere un po' di tempo, ma... E allora sì, come avevo detto, forse è il caso di andare al tavolo di guerra. Fammi giusto vedere se Josephine magari invece lei ha qualche opzione di dialogo. No. Ah, dopo, cara. Ergo? Poi al tavolo di guerra ci dovrebbe stare tipo il mondo al momento. E noi dovremmo anche vedere per la specializzazione di Sirius, quindi ci stava qualcosa da sbloccare, mi pare. Vediamo un po' qui la situazione qual è, perché io sto tavolo di guerra non lo vedo da... Boh, 2 settimane tipo. Allora, abbiamo intanto un punto. Avevamo... Ma sto stagliere già ce l'avevamo. Ci sta i sarti, i tasche. Ci danno più oggetti. E ok, che è ottimo. Però andiamo per priorità. Merce, preziosi materiali rari, e questo è da paura. Questa è tutta roba su materiali rari, io la adoro. I mercanti, i messaggeri per segnalare offerte speciali nelle proprie botteghe, sperando che l'inquisitore vi degni di una visita. La portata dell'azione di ricerca, arrivare a luoghi storici e punti di interesse aggiuntivi. Questo ci dovrebbe ridurre molto i tempi di ricerca. Erbe di livello 1 ci interessa poco, ma se uno poi lo fa salire di livello le cose migliorano. Uccidendo i nemici. Sella da 100 a 200. A voglia. Aumentiamoci la concentrazione, va? Sì, a voglia. Ecco perché ce n'avevo solamente una di barra. Quelle vanno assolutamente sbloccate. I have something for you, Commander. The soldiers the Herald rescued from the Falamir arrived an hour ago. Thank the Maker. We need good news. Nient'altro, non ci dicono niente? Va bene. Allora, intanto vediamo. C'avevo qualcosa di fatto io qua? O so solo cose da fare? Disponibile. Ok, con calma, mo ci leggiamo tutto. Volevo prima ritirare quello che già l'avevo mandato a fare. Cambering and more.
morto. Era chiuso in un armadio di casa sua con indosso armatura e un coltello piantato nella schiena. Sapeva di essere nemico di qualcuno. Prima della sorte, la stessa scena del crimine è descritta in un passaggio del primo Duri nella città superiore. È opera di un professionista. Ah, questo è tipo qualcuno che ha contro inquietante analogie, nuova operazione. Era tipo di chi era Duri nella città superiore? Un qualche libro tipo di Varrick, non mi ricordo. Comunque, ho sbloccato un'altra cosa. Il prezzo del potere. Connubio fra legioni, cuori e menti, degna almeno quanto il suo nobile inquisitore. Ok, ci abbiamo fatto l'alto rappresentante Farris. Che poi, ecco, mi è stato detto di cercare un mercante che vendesse punti tipo, non so, potere o influenza. Credo sia questo Farris che per averlo tocca prima sbloccarlo. E io penso di non averlo ancora sbloccato. Pomolotondo. Che chiù. Allora, leggiamo un secondo le missioni, vediamo qual è la priorità. Impedisci ad Albrecht di importunare. Accordo con i principi mercanti. Alcune delle merci migliori del Tedas. Dobbiamo mandare i nostri negoziatori più capaci. Ok, questo è solo per l'Eliana. E mi piace molto come concetto. Poi vediamo. Queste sono le analogie, i rapporti delle attività di prole oscura, ottieni erbe, un piede in due staffe, risorse, vie di fuga, trovo il borgomastro, ombre su Denerim, la giovane promessa, risorse, l'opera in compito, trova i cercatori scomparsi, risorse, l'unicorno di palude, specializzazioni per l'Inquisizione. Andiamo a Cullen. Non approvo, ma questo è rilevante. Troveremo i migliori specialisti del Tedas. Tempo zero. Sono stati convocati i migliori addestrandosi con questi specialisti. L'inquisitore potrà esprimere al massimo le proprie abilità. Dai, poi. Abbiamo ricevuto un messaggio da Orzammar sapendo che un antico prole oscura minaccia il Tedas. Rebellion ha dichiarato ufficialmente il suo sostegno all'Inquisizione. Ah, interessante, molto interessante. Una richiesta da mercanti, da Orzammar. Che forse dovremmo chiamare a raccolta i maghi ribelli. Alcuni gruppi sono troppo distanti. Dobbiamo chiedere all'Inquisizione di contattarli da parte nostra. Che i templari non ci sono più perché non ci sono più, vero? Insomma, non è che proprio non ci siano più. L'opera incompiuta. Piante, campioni tessuto, scopo, Mineve, la ricercatrice che ho sostituito, anzi, quella che purtroppo è morta. Le alterazioni del suono firmato. Ok, sì, con calma. Quante cose, ricercatori scomparsi. Fammi vedere un attimo cosa ci stava Orlé. Qui è completato. Perché vorrei almeno finire la zona. Un battaglione per sera, quello mi piace. Risorse da Emprise du Lion. Salva la spia. Occhi del cadavere. Cerchiamo di finire prima qua, che abbiamo troppa roba. Abbiamo verificato le dichiarazioni di sera riguardanti Vehiel. Alcuni trasferimenti di profughi erano effettivamente intenzionali e miravano a destabilizzare gli equilibri locali. Mi sentirei di sconsigliare un coinvolgimento dell'Inquisizione, ma è pur vero che una nostra maggior presenza potrebbe avere effetti inaspettati. Faremo in modo che la nostra marcia non passi inosservata. Vai. Poi abbiamo. Occhi del Cretore. Ha sollevato un problema. Dei nobili orlesiani hanno costruito un gruppo che chiamano Occhi del Cretore. Gli obiettivi del gruppo sono attualmente ignoti, ma il sospetto è che sia stato fondato in seguito agli ultimi accadimenti dell'Inquisizione Chiesa. Una lettera scritta in codice indica che il trattamento dei chierici da parte dell'Inquisizione in seguito alla morte della Divina è stato vergognoso. Indagine approfondita, sebbene possa portare del tempo. No, no. Quanto ci metti? Bah, approfondisci. Inquisitor. E poi abbiamo Salva la spia. Dei nobili di Valcheven hanno catturato Miller, una spia dell'Inquisizione. Miller si è spacciata per bardo della corte orlesiana, ma questa copertura non reggerà a lungo. Chiediamo un riscatto, un'indagine, un'esecuzione. A Valcheven c'è una contessa che simpatizza per l'Inquisizione. Potrebbe negoziare il rilascio della spia a nome nostro. Ma sì, vai. Inquisitor. Ok. Io adesso vorrei un attimo tornare indietro, però prima di buttarmi a fare altre cose. Vorrei capire, sti esperti dell'Inquisizione che sono arrivati, chi so, dove stanno, che fanno? Ah, infatti c'è subito un bel video.
Ah, è così, è finito. Stanno giù. Andiamo un attimo a parlarci, va? Come stanno messi sulla mappa? Con un bel punto interrogativo, immagino siano. Ok. Signori, sto arrivando con tutte le mutande tirate su per bene e ordinate. Ok. Dove state? Your worship. Mi sono persi? Stava qua il punto interrogativo. Ah. Stanno sopra, ok. Intanto non è che l'altro mercante, visto che abbiamo fatto una missione con l'altro mercante, per caso è arrivato, eh? Pare di no. Lì c'è Blackwall. No, non mi pare ci siano. O forse. Ah, eccolo, rappresentante Farris, che prima non c'era. Inquisitor, you have come to the attention of the powerful. And I am the response. Monsieur Farris at your service. You will find my le vendo autorità. Mmm. I sell influence. E ce ne serve. Dice nient'altro? Yes, no. Come preferite accrescere la vostra influenza? E vende anche sta robetta? Ma di sta roba non interessa molto poco, giusto? Dovremmo andare su altro. Cosa? Cioè, questa roba costa un botto. Alleanza. Intente cordiale. Andiamo sulla roba meno costosa. Accordo privato. Favorire in condizione siglato con una casata di mercanti. Ah, ne possiamo comprare più di uno perché ce ne sono 10. Oh, giusto per fare una prova, eh. Ok. E ci è aumentato influenza, giusto, giusto. Ok, ok. Adesso non è che siamo così ricchi, però teniamolo presente perché è buono come il pane. Oh, potere più 3 in tutto questo. Mazza, oh. Cioè, questa è tipo la easy mod? Va bene. Cioè, se uno si mette a fare soldi, poi viene qua, si spara di tutto e potrebbe anche ignorare tutte le missioni e tutto qua. Non so quanto mi piaccia. Cioè, sull'influenza mi piace, sull'aumento del potere non ne sono convinto. Comunque, erano qua i tipi, no? Sì, esatto. Beh, direi che sarà ancora più avanti. C'è qualche libro qua, per caso? No, eh? Forse già l'ho preso. Oh, eccoli qua. Beh, direi che sia il caso di parlare con tutti. De Lyon, Sir, e basta. È un Sir. Beh, abbiamo un trasgressore. Figliuola. Sì, beh, diciamo che sicuramente trasgressrice. Che brutti capelli. Ma è opinione personale, no? De gustibus non disputandum est. Gratne. Forse. I'm a breaker. My name is Thram, and I was not expecting a messenger from this place. The Inquisitor wants to be a reaver. Un messaggero da questo posto vuole diventare un distruttore? No, non esattamente. Spiegami un po' meglio la situazione. What is that? It's a name. It serves. You will become a reaver or you will break. Ma forse nessuno. This is not a road for those who worry about what others think. You want power? Admit it. You've battles to win. If you give a toss about opinion, you can write your own history after you win. Non mi stai molto simpatica. You've dragons to conquer, infusions to make and blood to drink. I draghi si conquistano adesso? E infatti. Dragons are involved? Dragons are the heart of it. The beating heart. We take of the dragon and become more than a mortal. Questo è interessante. We become a conduit to power, but we're not mages. Demons reach through but find no purchase. They're a slave to the blade, your blade. What will this allow me to do? Win, not just victory, but bloody victory. Mamma mia. The withering of your enemies will empower. The more they think they prevail, the more you bleed, the more you triumph. You wish to inspire? Inspire terror. No. Mi spiace. Non posso uscire
Posso fare questo? I'm not making this decision now. Esatto. Non mi sei piaciuto per niente. Fammi parlare prima con Chanché de Lyon. Inquisitor! Imagine the frothing of the minstrels dreaming of this meeting. Frantic. No, non riesco a immaginarlo. I, of course, am Lord Chancellor de Lyon, and I am here to aid your ascension to glory in the hearts of the people. Mm-hmm. I shall make you a champion. Tu già mi stai molto simpatico. Campioni si diventa? You can make me a champion? That seems hollow. Well noted. I can put you through the motions, but this is a way of thinking. Esatto. Champion is about being a leader while also being known. Che è esattamente quello che mi serve. Formalities, of course. Procedures, pish and tosh. All superseded as you lead the nation. Once you set and have your standard, you shall command like you were born to it. And of course you were. Beh, tu potresti aiutarmi parecchio. Dov'è il trucco? Ma perché? Is it similar to a knight or an Orlesian chevalier? We share a way of the field, and they can be useful. But those titles carry a certain reputation. Non il migliore. Chevaliers are generally pricks, in my experience. The people are less inclined to celebrate those backhanders. You want to be their champion. Vabbè, diciamo dove è il trucco, anche se non penso ce ne sia. There's always a cost. What's the risk? As the dark future of all who live by the sword. If you needed a patron, I'd say be certain you choose wisely. Many a head has been lost for the faults of others. Vero. But you are your own authority. You already lead, and I dare say your current task has enough. Più che sufficientemente rischioso. Dangers of the future when you retire as favorite of the people. Are you allergic? Ma dai. It's good to be champion. You mean a literal standard? Colors. Something for you to raise, or the field, the tavern, the backhouse, wherever you wish. You could cut a square and claim a mere flag. But the Inquisition is no scow alerting bridges. It's a beacon. It's a final step. Symbolic. Not drowning in gold to gain its strength or other. Sì, anche perché mi darebbe molto fastidio. Allora, aspetta, voglio prima parlare anche con Sir. I'm not committing yet. Ok. Harold, I hear you wish training so you don't embarrass those sworn to. Non imbarazzare. To offer instruction in the physical aspect. Un templare. Non mi stanno troppo simpatici sir, i templari. What? Sir, appunto. Tempo stringe. Tipo non hai neanche tempo. My general has not given glowing reports of infatti. Yet here you are. You search for higher meaning behind such doubts? I don't teach that. Non lo insegno, perfetto. Faith is not where Templar abilities come from. Faith is how Templars endure their abilities. I teach how to deny magics. Not fight, not match. Deny. And that lies in Lyrium. You will construct a filter, you will suffer its effects, and you will be worthy of inspiration. Ne faccio volentieri a meno, sai? Però sono curioso di sentire com'è tutta questa discussione qua. Filter. Describe it. It is a simple box or an ornate one. It has simple tools or bejeweled. Depends on what you need. You will use it to prepare the daily draft of Lyrium that allows the denial of magic. No one else can do this for you. Soon you won't know you're doing it. It will be a part of you. What is it that I will endure? I know what my general is going through. Inside. There is something you don't know you possess. Becoming a Templar will make you keenly aware. You will feel empowered. It is joyous. But once you are accustomed, that something will get hungry. Dependence. You have never felt this. The Order fights it with brotherhood. I don't know what a Herald has. I'm not that involved in the faith side of things. I don't quote the Chanted Light. Know it or don't, it has proven useful to many. But it has failed some too. Ah, sei un strano gruppo, guarda. No. Direi che quello che ci ha convinto un po' di più è l'Orlesiano. Immagino che Chanché de Lyon, dove penso sia no. Do not delay glory, Inquisitor. You also delay the glory of those you inspire.
Set your standard. Champion awaits. Cominciamo. All right, Lord Chancellor. I'm ready to start. Of course you are. You already have. Mere formality awaits. There's a process. A few shows of ability to start them talking. But you'll take to it just fine. Remember, it's good to be champion. Non ricorderò. I duelli dei campioni per la Laldica. Acquisisce degli iscritti sui metodi del campione. Immagino sia sul cammino dell'inquisitore. Costruisce uno standard adeguato studia il codice del campione e messa a chance 7 svelerà i segreti di questa nobile e fiera specializzazione. Recupera i simboli araldici affrontando i campioni nel boschetto di Gilan a Halin Sulan e sulla sponda desolata della sacra pianura. Le letture possono essere trovate tra gli effetti personali dei seguaci che condividono questa disciplina o, se non disponibili, tra le merci del mercante dei libri a Valroyo. Nonostante un guerriero possa specializzarsi con profitto in uno stile, studiare gli altri rappresenta comunque un grande beneficio. I duelli dei campioni... Attiva! Ok. Mappa del mondo. Ce l'ha attivata su una mazza, perché non ci dà nessun indirizzo sulla mappa. Allora, intanto vediamo i possedimenti... Chi è che sarà un campione? Blackwall sarà il campione. No. Dove si potrà trovare sta roba? Sicuramente, diciamo, non era nel crafting, dite, eh? Ok. Veridium ce l'abbiamo. Recupera i duelli dei campioni per l'araldica. Acquisisci degli iscritti sui metodi. Potremmo andare semplicemente a Varroyo. Fammi sentire un attimo Gullan, lui se... Was there something you needed? No. That's all for now. Allora forse dovremmo parlare con Blackpool. Onestamente, fatemi controllare un attimo, perché Blackpool è un po' che non lo prendo. Blackpool, sì, lui è decisamente campione. C'ho due punti da dargli, ma va bene. A questo ci arriveremo dopo. Ho parecchie due punti da dare in giro. Allora, era chiaramente dal lato opposto adesso che ci penso. Andiamo. Cioè, hanno inserito il fatto che si possa camminare, ma a meno che non stai a cavallo ancora non si può sprintare. Questo non è la cosa più comoda del mondo. Ma come si suol dire, ce lo faremo andare bene. Black? Tu che sei un custode. Un custode, scusami, un campione, oltre che un custode. Inquisitor? Non ci dai una mazza. Perfetto. Yeah. Se, forse vedi, se andavamo con Cullen diceva che volevamo diventare un templare, ma forse era un'opzione solamente per lui. Oh, ok. Seeing someone take them. Just I can't recall their face. Non. Oh, Bonnie che ci sta il libro. Andando totalmente a caso, bene. Comunque, no, volevo sentire se era possibile fare un qualche altro discorso con Josephine o con Leliana. Ah, forse avrei dovuto parlare. Lei Cassandra però è templare. Good to see you. No. Au revoir. Au revoir. Let's speak later. Farewell. Au revoir.
cioè, non ho ben capito come funziona questa cosa della classe. Non l'ho. I duelli dei campioni per l'araldica. No. Vabbè, intanto andrei a varro io allora. Era qua. Oh. Ci stava anche una disgraziata fortuna. Attiviamola, visto che stiamo andando a varro io. Ok. E visto che ci sta del menereccio, andiamoci. Ci potremmo andare con Blackwall adesso? Mi cerco con Cassandra? No. Ma no. Allora, dovremmo avere anche qualche miglioramento dal punto di vista armature e co. L'ho fatto off camera. Non per Cirrus, che è rimasto con la stessa. Anzi, adesso Cassandra ha un'armatura migliore di quella di Cirrus. E non posso fare il cambio perché l'armatura che voi vedete che c'ha Cirrus la può usare soltanto lui. E ho finito i materiali di terzo livello per craftarla quella a Cassandra. Quindi non potrei fare uno switch indietro o altri impiccetti. C'è anche un punto interrogativo adesso là. Intanto fatevi vedere un attimo, ragazzuoli. Cassandra sei orribile. Soprattutto con la scodella in testa. Sera è molto orlesiana adesso. Però c'ha un'armatura, raga, vi faccio vedere. Ho sbagliato. Cioè, guardate che armatura. Cioè, l'armatura di Cirrus per Divi è 173. Sera 211. Bo. E la maledizione dei Morrak. È coatta adesso, Sera. E abbiamo fatto anche una nuova armaturetta per Solas, che in realtà è un po' più brutto di prima. Cassandra è molto più brutta di prima. Comunque, ah, i mercanti. Non sappiamo che mercanti sono, ma a questo punto io andrei prima qua. Abbiamo a che fare una missioncina per Josephine. Sembra il minimo darle la priorità. Cos'è? Buoni tutti. Buoni tutti e questo mancava. La testa di Madame Maudie e Sbrana. Ma Maudie, stavo già in francese. No, Mordi e Sbrana. Ma sapevo che tutta sta parte qua sono tutti francesi. Ok. Ma l'hanno aggiunta perché non l'avevo mai vista prima. Boh. Non che venga spesso a varro io, eh. Vediamo se c'era qualcosa di nuovo. Sorella Antoniette. Calling you Inquisitor now, yes? I heard from Mother Giselle. Sì. She suggested that perhaps some of the faith have been misguided. I hope this was meant to be blessings upon you, Inquisitor. I cannot in good conscience withhold that. Sì, tranquilla, non ho voluto fregare nessuno. Allora, sto notando però nel gruppo abbiamo Sera, che almeno lei tocca un attimo farla livellare. E lei stava, come stavamo? Arco, stavamo finendo arco, però mi è stato detto che queste abilità qui non richiedono fiaschette e sono una potenza immane. Tutti i nemici vicini vengono provocati e ti attacchino, non mi piace. Un rivestimento ghiacciato che aumenta la tua armatura e congela i nemici che ti colpiscono in mischia. Non puoi usare questa abilità mentre un altro risiede attivo. Ti avvolge delle fiamme, brama di combattere, un breve periodo di tempo, le tue abilità non consumano vigore e i nemici che ti attaccano vengono ricacciati indietro. Mentre la schietta fuoco attiva, tutte le tue abilità non hanno ricarica. Fiaschette di fuoco per noi. Oh yeah, oh yeah. Mazza quant'è coatto. Dicevamo. Oh, Josephine, proprio tu qua stai. Do you know where this noble wanted to meet us? I do. The Comte Boisvert invited us to his mansion, not far from here. I pray he clears up the deaths of my messengers, as promised. Allora, un secondo prima di andare dal I conte. must attend to some things first. As you wish. No, 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 è che c'è un punto interrogativo qua sopra che penso sia il mercante. Acquista vendi.
visitor. Welcome. Thanks to your investment, I have all manner of runners scouring the wake of your adventures. If there's a tome that eludes you, I will endeavor to fill the gaps. I will not deny you a good story nor valuable information. Please, have a look. Perhaps I've secured something that you missed in your rush to save us all. Tipo qua? Oh! Allora, sicuramente il tonico da resistenza al fuogo ci serve. Ma ci servono tutti. Questi contro i draghi so pane. Contro i draghi, quelli so pane, che ci facciamo tutti i tonici di resistenza al fuoco e ce li spariamo come non ci fosse un domani contro il primo drago. Macchine d'assedio. Romata al copo, paladini dei giusti, grandi bastardi, gli effetti della corruzione. Giardino. Oh! Piamo tutto! Non ho idea di cosa serve quella roba, ma noi prendiamo tutto. Codice sbloccati come se non ci fosse un domani. Ok. Questo è un mercante senza nome. Ascia barbuta lunga. Livello 2. Ma te la posso pure non comprare a sto punto. No. Però non so se questo ci contasse come... sui metodi del campione. Mistero. Però diciamo che sarebbe anche il cazzo di dare una manna a Josephine adesso. Ma prima di aiutarla, forse è il caso di leggerci questo libro? Sì. Ho dato un'occhiata un attimo al volo su internet, perché mi sembrava veramente strano che Blackwall non potesse aiutarci in questo. Allora, la via del campione. Da campione della grande tradizione degni di nota, tra le parole di Messer Chance spicca il seguente passaggio. Via del sacrificio nell'ottenere l'adulazione degli altri, ma io non è proprio l'adulazione che voglio. Poiché quando il campione si erge sopra il proprio committente, ciò avviene sotto il peso dell'aspettativa. Le sue spalle trasportano le speranze di coloro che protegge, l'orgoglio di coloro che ispira e le richieste di coloro che guida. E nel diventare una figura del genere, il campione non solo accetta le aspirazioni dei suoi alleati, ma anche la pericolosa invidia del nemico. Meglio ricordare le figure degne di nota tenute prima, poiché i racconti gloriosi dei loro trionfi sono spesso punteggiati di scivoloni e cadute improvvise. Il campione arde luminoso e attira gli altri verso la sua gloria, ma è noto che se il vento cambia direzione, le fiamme possono marciare verso casa. Coloro che cercano questo titolo non si vedono come una perla nera tra le tante in un mare di oscurità. Anzi, sanno che saranno annoverati fra quei pochi eletti, che per sempre risplenderanno di gloria. Se non la pensano così, allora è meglio che non ci provino neanche. Seguono diversi simboli araldici e precise istruzioni. Oh, grazie Blackwall. Molto umano da parte tua. Continua pure la scultura. Tranquillo.